oggi sta con noi per questa celebrazione. Manifestiamo la nostra gratitudine alla Reverendissima Madre Generale dell'Istituto del San Camillo, alla dottoressa Bianchi, alla Direzione Sanitaria e al personale dell'ospedale che ci sostengono nel nostro percorso formativo. Un sincero ringraziamento alla sua Silvi per quello che è stata e che ha fatto per noi. Grazie a tutti i docenti e tutto, personale amministrativo e ausiliario della nostra scuola, per la loro pazienza e i nostri confronti. Il nostro augurio di buon lavoro alla nuova direzione, la Rosisanna Rubini e Sovaida. Sono ragazzo del secondo anno e della mia esperienza in questa università posso dire che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere questa piccola grande realtà, dove mi sono sentito ben accolto e sono riuscito a espandere il mio amore verso il prossimo, a battere i muri che inconsciamente per uno spirito di salvaguardia avevo eretto. Questa nostra scuola ci insegna lo spirito di San Camillo e ci piace ripetere e mettere in pratica il suo motto, più cuore delle mani. Ci siamo più uniti oggi per celebrare un giorno solenne per la nostra università, il nostro ospedale, dove si stanno concludendo le celebrazioni del centenario della nascita di Marcello di Padre Luigi Dessa, avvenuta il 6 settembre 1923. Ringraziamo il Signore per il dono del Padre Luigi Dessa, come patrono della nostra scuola e come fondatore delle Fiere di San Camillo, insieme a Santa Giuseppina Vannini. Noi studenti vogliamo seguire il suo esempio e i suoi insegnamenti, poter essere ricerca capace per i malati. Come segno di conoscenza, ora un gruppo di ragazzi presenterà un canto di benvenuto. Grazie a tutti. A farci un saluto e a regalarci un suo pensiero.
Servite Domino in Letizia, la scuola Padre Recidenza 1983-2023. Legge, leggo una frase di Hugo, come ha scritto Sor Wanda: il futuro è una porta, il passato ne è la chiave. Voglio lasciare con omaggio di questo quarantennio un frutto maturato al Ginnasium Caritatis della scuola Padre Recidenza. L'infermiera di uscita dalla nostra scuola prestava servizio in rianimazione. Quella notte io ero di sorveglianza. Sono andata nel reparto mentre lei era di turno. L'accostai con tanto affetto e vidi lei e la collega nell'atto di sistemare la sala di una signora deceduta poco prima. La tenerezza e l'amore dei gesti, così spontanei e così concentrati, si muovevano con la cura di una madre verso il suo neonato, un vero e proprio atto liturgico. Dopo averla lavata, usando il sapone che la signora gradiva, passò a pettinarla, quindi ne mise il profumo. Proprio quello che le piaceva tanto, disse. Parlava con la defunta mentre amorevolmente l'accudiva, come se fosse ancora viva. Seppellire i morti nel proprio cuore, così camillianamente, quando sai che hai fatto tutto fino in fondo e sapendo che nessuno ti ringrazierà se non l'Eterno Padre nelle braccia del quale li hai adagiati, è la liturgia della misericordia. Se assisteva in tal modo un defunto, si può ben pensare come abitualmente si chinasse sui malati in coma e su quanti si prendeva carico durante il suo servizio. Oggi non so dove sia, so soltanto che San Camillo è ancora presente nelle 100 braccia della carità del secondo millennio, di quella Roma dove Camillo si sentiva indegno di essere seppellito. Va e anche tu fa lo stesso. Signore, ti prego per intercessione di San Camillo e del Padre Lucidenza, di cui la nuova scuola di carità porta il nome, che questo terreno sia sempre più fertile a ogni studente e ogni studente possa maturare il suo profilo professionale e riconoscere il tuo volto nel sofferente. Quale figlia di Camillo, mi sento madre e ti ringrazio per questi nostri figli che tu chiami ad essere misericordia laddove noi non potremo mai arrivare. Grazie Signore. Amen. Suor Wanda Cini. Padre Luigi Tezza, una struttura formativa destinata a diventare quella nuova scuola di carità con la missione di formare le tanto desiderate 100 braccia che San Camillo dell'Ellis sognava per i malati del suo tempo e di ogni tempo e luogo, bisognosi di un'assistenza come solo una madre può dare al suo unico figlio infermo. Veniva impostato un modello formativo secondo lo stile vigoroso, elegante e gentile del nostro beato Luigi Tezza, a sua volta formatore nel suo ordine dei ministri degli infermi. Oggi, dopo 40 anni, ci ritroviamo ancora tutti attorno a questo altare, tutti, presenti e assenti, perché nel Santo Sacrificio avviene il miracolo dell'incontro tra cielo e terra, passato e presente, vicini e lontani. Il salmista ci esorta, dite a Dio, stupende sono le tue opere. Sì, desideriamo elevare un inno di lode e di ringraziamento al Padre, datore di ogni dono perfetto.
per tutti i benefici concessi durante questi 40 anni di attività formativa della scuola Padre Luigi Tezza. Perché il Signore ha guidato i nostri passi, ci ha accompagnato con la sua grazia, ci ha sostenuti nelle prove con il suo amore e ci ha fatto gustare frutti buoni. Tanti giovani hanno bussato alla nostra porta con il desiderio di vivere la professione infermieristica come una missione, scegliendo di assistere e prendersi cura degli infermi con cuore materno. Ringraziamo per loro, per il bene che hanno fatto ai malati incontrati sul loro cammino, per le ferite amorevolmente curate, per i cuori maternamente confortati, membra vive di Cristo stesso che ci assicura, lo avete fatto a me. E ringraziamo per l'ispirazione donata di dare vita a questa opera, per chi l'ha accolta e realizzata, per coloro che l'hanno accompagnata con premura, per chi ne ha usufruito, per chi ancora oggi continua a collaborare con generosità e professionalità nella formazione e per chi, anche quest'anno, ha scelto questa scuola, oggi sede universitaria, e a cui diamo il nostro benvenuto. Ringraziamo tutti voi oggi convenuti e quanti invece si uniscono a noi spiritualmente. Ricordiamo con infinita gratitudine quanti ci hanno preceduto e che tanto si sono prodigati per questa istituzione con profetica lungimiranza. Deponiamo sull'altare i nostri sentimenti di gratitudine e il nostro desiderio di continuare fino a che il Signore lo vorrà, insieme a tutti i docenti, formatori a vario titolo e collaboratori, a prenderci cura di questi nostri giovani con la stessa passione del Beato Luigi Tezza, perché esercitando la professione infermieristica con carità e diligenza contribuiscono ad umanizzare ogni contesto di cura, obiettivo ultimo della nostra missione. Siamo lieti di accogliere per la prima volta tra noi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre lo ringraziamo per la disponibilità a presiedere questa solenne celebrazione. Ringraziamo anche i sacerdoti concelebranti, il cappellano Don Suave e tutti i docenti del corso passati e presenti. Buona celebrazione. Il 4 di ottobre Papa Francesco ha pubblicato l'esortazione Laudate Deo, molto attesa, annunciata da qualche settimana. È la ripresa e il rilancio della Laudato Si. Magari avrete modo poi di leggere qualche commento, è breve, si legge in mezz'ora tranquillamente. E il Papa dice una cosa che non è nuova rispetto ai temi toccati già nel Laudato Si del 2015, ma dice: signori, e si rivolge a tutto il mondo, ecco, non facciamo finta di non vedere, non assumiamo un atteggiamento ipocrita, e se non l'avessimo ancora capito, è bene che tutti ci ricordiamo e prendiamo consapevolezza che siamo arrivati al punto di non ritorno. Lo dice all'inizio, lo dice lungo la riflessione, lo ricorda alla fine. Siamo arrivati al punto di non ritorno. C'è un grande dibattito anche tra gli scienziati, alcuni dicono: ma no, è solo una questione ciclica, stiamo dando valore a dei dati che sono transitori. E il Papa, in maniera puntigliosa, dice: signori, i fatti sono fatti, stanno davanti a tutti. State vedendo che cosa accade, non solo qua e là nel mondo, magari in zone fino ad oggi un pochino più esposte, ma accade ovunque, in tutti i territori. Nel nostro paese è inutile nascondercelo, l'estinzione dei ghiacciai, le precipitazioni improvvise, bombe d'acqua, inondazioni, cambiamenti climatici repentini,
sono l'indicatore inequivocabile che nel nostro tempo stanno giungendo al loro termine processi, anzi stanno imboccando la via, dice il Papa, di non ritorno, dei processi che ci segnalano in modo inequivocabile che il pianeta surriscaldato è il dato più importante da cui consegue tutto il resto, è l'innalzamento della temperatura. Il nostro pianeta è fortemente malato. Ecco allora che servono gli operatori sanitari. Mi direte, beh, ma noi che facciamo? Noi ci prepariamo ad assistere, a curare le persone, mica a risolvere i problemi dell'umanità e soprattutto del creato oggi. Dunque, il Papa aggiunge una considerazione, ma non la approfondisce, l'aveva forse più evidenziata nella Laudato Si. Poi capirete perché sono partito da questo. C'è in realtà un altro dato molto più rilevante, di cui la condizione climatica, diciamo che il problema ambientale, è in fondo un riflesso. Noi siamo arrivati al punto di non ritorno del senso della vita e dell'umano, perché questo è il vero problema. L'umanità non ha più la capacità di vivere fino in fondo l'umano. Che cos'è l'umano? L'umano è riconoscere che la vita è un dono, che la vita è un bene preziosissimo e che la vita ci mette di fronte a delle responsabilità grandi gli uni nei confronti degli altri, uomini e donne, ma anche rispetto all'ambiente in cui viviamo e senza del quale non possiamo portare avanti la nostra esistenza. Il vero e più grande problema non è che siamo al punto di non ritorno delle questioni ambientali, siamo al punto di non ritorno, forse qui abbiamo qualche margine in più, di cambiamento e di conversione del senso del vivere. Perché il virus della modernità, che è il virus dell'individualismo e dell'egoismo, ha corroso giorno dopo giorno, anno dopo anno, in profondità la nostra vita e non siamo più capaci di investire la nostra vita, la nostra libertà nell'unica cosa che davvero conta, l'amore fraterno. Giustamente la parola di Dio ci riporta esattamente al centro della vicenda umana. L'inno alla carità di San Paolo non è una bella poesia, non è una toccante riflessione mistica e teologica, è davvero il cuore dell'umano, perché senza la carità la nostra vita non ha senso, non ha peso specifico e noi siamo in balia di tutte le tensioni del nostro tempo che ci spingono pesantemente a ragionare in termini di realizzazione personale, di esercizio di potere, di raggiungimento di posizioni sociali e alimentiamo tensioni e conflitti invece di scioglierli, invece di creare la condivisione. Ecco, allora che cosa celebriamo oggi? Celebriamo quei segni di carità che i fondatori, le persone che hanno contribuito a sviluppare questo senso della vita nella carità e nell'amore, ci hanno consegnato. Quindi non è una pura memoria, ma è un prendere coscienza che dentro le pieghe della storia oggi è chiesto a noi di assumere pienamente la responsabilità delle sfide del nostro tempo. Se, come dice Papa Francesco, le questioni climatiche sono soprattutto in mano a coloro che devono prendere decisioni, Papa parla della COP28 a Dubai, dal 30 novembre al 12 dicembre, ci sono momenti precisi, direi ormai
indilazionabili, non possiamo più aspettare, occorre prendere decisioni per quello che c'è possibile per cambiare la tendenza, anche se siamo arrivati a questo punto di massima criticità. Ma ciò su cui tutti noi possiamo operare è le scelte, l'orientamento della nostra vita. Vedete, nel mondo sanitario la questione sta diventando molto seria. Ve ne siete già accorti e ve ne accorgerete cominciando a frequentare le corsie, ascoltando i ragionamenti, vedendo le politiche sanitarie. C'è un dato che ci interpella e ci inquieta. Oggi abbiamo bisogno di medici. Per fare i medici ci sono le scuole di specializzazione. Beh, sapete che in Italia ci sono delle scuole di specializzazione vuote, qui nessuno vuole andare. Ma come mai? Sono quelle ad alto impegno di dedizione, senza particolari riscontri economici. Quindi non abbiamo specializzandi in terapia d'urgenza, abbiamo medici per i pronto soccorsi, non abbiamo medici per l'anestesia, perché se hai turni tutte le ore non fai soldi, perché non hai ambulatorio, non hai attività che ti possa remunerare oltre quello. E quindi c'è ormai una tendenza fortemente radicalizzata a pensare la professione sanitaria come una professione di realizzazione di obiettivi economici o di potere di successo. E la selezione è tremenda, sono alcune realtà che proprio non le aprono le scuole di specializzazione, se non hanno un certo range e danno determinate prospettive economiche. Allora, dove va la nostra sanità? Dove va il nostro sistema? Ci sono anche infermieri che a un certo punto cominciano a considerare solo gli aspetti organizzativi, di servizio, ma sempre con più distacco rispetto ai pazienti. Rispetto, che non sono più pazienti, perché ormai nelle dizioni ufficiali diventano i clienti a cui diamo delle prestazioni che sono remunerate. Ed è questo l'elemento che ci interessa, non il doveroso e necessario sostentamento, ci mancherebbe. Ecco, stanno cambiando gli atteggiamenti di fondo. Perché l'Università Cattolica, la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Policlinico Gemelli, l'alleanza e la collaborazione con le figlie di San Camillo, la scuola Padre Luigi Tezza, è una risorsa straordinaria, sono risorse straordinarie per il nostro tempo, perché cercano di conservare i valori fondamentali e imprescindibili e cercano di contrastare in qualche modo questa mentalità che sta in qualche modo contagiando tutti come uno tsunami, spesso senza che ce ne ricordiamo. Non abbiamo bisogno di chiedere aiuto al Signore innanzitutto e di essere sempre più accompagnati dai nostri santi, dalle nostre figure di riferimento. Penso per la Cattolica, Padre Gemelli, ad Armida Varelli, Padre Tezza, Madre Vannini. E Padre Tezza non è che ha avuto una vita semplice, è stato molto coraggioso, è andato controcorrente, ha affrontato 3 soppressioni, a un certo punto non lo hanno neanche più di tanto capito, l'hanno messo da parte, si è ritirato, l'hanno mandato poi in Perù dove ha continuato la sua opera e ha lasciato un segno, una traccia, nonostante le incomprensioni, nonostante ecco, le difficoltà, indelebile di santità e di passione per l'umano e per la cura delle persone. Ecco, allora l'augurio che ci facciamo è che queste celebrazioni, questo momento in cui ci ritroviamo, anche per ricordare
i 40 anni, sono usciti, credo facendo un calcolo così, in 40 anni almeno 1200 infermiere, infermiere, quindi sono state preparate tante persone, un esercito, se vogliamo, di persone che dovrebbero aver contagiato e animato il mondo della sanità con la passione della cura, del servizio, mettendo al centro la persona che affronta la prova della malattia. Ecco, abbiamo bisogno di sostenerci, di aiutarci. Io sono davvero contento di condividere questo momento con voi, perché da questa realtà, dal momento in cui ci fermiamo, preghiamo, ascoltiamo la parola di Dio, possiamo trovare le energie per andare controcorrente, per continuare ad essere missionari. Il Sinodo riflette proprio su questo, come camminare insieme per condividere le sfide, per essere missionari, annunciatori del Vangelo. Non vi chiamo più servi, ma amici. È il Signore che ci ha scelto e ci ha chiamato su una strada difficile, impegnativa, ma non c'è nulla di più bello e di più affascinante. Non c'è nulla di più profondo, di più attraente che possa desiderare il nostro cuore, se non amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Questo è l'augurio che vi faccio, perché possiamo invertire davvero questa soglia cui ci stiamo accostando della cultura egoistica, dell'individualismo assoluto, e rigenerare la fraternità e la condivisione. Se invertiamo la tendenza, soprattutto del nostro cuore, c'è speranza anche per il clima umano e il clima dell'ambiente. Siamo piccola ma anche grande realtà. Un grazie e un saluto ai sacerdoti che hanno concelebrato, al dottor De Spirito, alla dottoressa Marubini, alla dottoressa Bianchi, alle mie care consorelle, ai gentilissimi docenti e studenti e quanti siete convenuti tutti qui. Vi porto i saluti e i ringraziamenti della Reverendissima Madre Generale, che purtroppo non è potuta essere presente. Questi giorni di celebrazione per i 40 anni di vita di questo corso di laurea intitolato al nostro beato padre Luigi Tezza non potevano non culminare con questa solenne celebrazione eucaristica. Veramente un ringraziamento a Dio Padre nel suo figlio Gesù Cristo per i tanti studenti, professori e quanti a vario titolo hanno lavorato in questa scuola. È stato veramente molto commovente la testimonianza degli ex studenti che tanto ci ha consolato nel vedere come la bellezza dell'essere infermiere ha potuto risplendere attraverso appunto la loro testimonianza quotidiana di vita nelle corsie non solo di questo ospedale. Penso che tutti voi, studenti di oggi, ne avete potuto respirare l'entusiasmo. Guardando a questi giorni, potremmo dire con un po', mi permetta, di sano orgoglio, che abbiamo fatto centro. Sì, in questi 40 anni si sono formate le 100 braccia che tanto stavano a cuore a San Camillo per servire e curare il malato con cuore di madre, con la sfumatura evangelica del bene omnia fecit, come ripeteva spesso anche il beato Tezza. Allora, questi 40 anni non sono solo un traguardo, ma una partenza con più entusiasmo. E, cari ragazzi, di questo futuro, i protagonisti siete voi,
che mi state preparando non tanto a un lavoro, questo è importante, ma a una missione. E guardando a voi possiamo immaginare al letto di tanti fratelli infermi mani dove palpita un cuore di madre. Veramente grazie, grazie di cuore e che Dio vi benedica. Saluti e ringraziamenti. E abbiamo un modo bello per continuare, anche se la celebrazione termina, ma noi possiamo continuare il nostro impegno, che è la cosa più importante, ma anche sostenerci reciprocamente con la preghiera. Non sempre è semplice incontrarsi, vedersi, però sappiamo di camminare sulla stessa strada, ovvero con un sentimento sinodale, camminiamo insieme sulla via della carità, al servizio dei più poveri, ma anche per cambiare profondamente la cultura del nostro tempo. Ed ora riceviamo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione del Beato Luigi Tenzi. Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo.